Com'è andata con Marco? Come sempre. Non ho avuto il mio denaro e sto svolgendo un'altra faccenda per lui. Ma per quale motivo ti fai trattare così? Sono in debito con lui, da molto tempo. Ah, ti ha prestato delle dracme? Non quel genere di debito. Poche persone adotterebbero un ladruncolo che hanno sorpreso a rubare. Ero solo un bambino. Ah, anch'io sono una bambina e me la so cavare da sola. Cosa vuoi, Febe? Conosci Kausos? La città dall'altra parte dell'isola. Perché? Gli abitanti si stanno ammalando. Anche la mia amica Kin. È un'epidemia. Dicono che sia una maledizione e che solo gli dèi possano aiutarli. Te l'ho detto, non sono un dio. Ma Icaro... È un'aquila. Ma puoi comunque aiutare. Ah, d'accordo. Vedo cosa posso fare. Ti si nevi, Mollis? Eccoti! Proprio al momento giusto! Mi sono occupato dei banditi e ho recuperato il legname. Confidavo davvero in te, amico mio! Beh, il tuo piano? Allora, io e il ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mio rude amico. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. Già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda! Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Sentiamo, cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana. Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito. Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio. Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio stare tranquillo. O perderà entrambi gli occhi. No, no! Non deve accorgersi di nulla. Non devi farti scoprire. Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Mi ferisci, Alexios, a buon mercato! È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno. Sarà una passeggiata per te. Infiltrati nella casa del ciclope e portami il suo occhio. Prezioso come dice Marco, nascosto. Andiamo. Ehi là, occhio.
occhio ti vedo. Sono tutti allerta qua attorno. Mi serve copertura. Se faccio piano, posso nascondermi tra i cespugli. Malaca! Deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire.
Forza. Dai. Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Considerando quante ne sono venute qui, sì. Cosa avevano detto riguardo a non farsi scoprire? Beh, almeno gli hai dato una lezione. Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Certo, tu ti diverti, io mi gioco la pelle. Non puoi coinvolgermi sempre in queste faccende, Marco. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo, occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Aspetta, una barca. Non l'ho mai vista prima. E? È troppo bella per questo posto sperduto. Deve essere il ciclope e ha portato degli amici. È tornato. Non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il ciclope li paga bene. Ci guadagneremo tutti. Ma sì. Alla fine che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai visto perdere. Allora dove sono? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro.
Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi! La costa orientale. Puoi essere più specifico? Credo che si siano stabiliti in una casa abbandonata vicino a un boschetto a sud di Sami. Quindi, se quegli uomini non sono di Cefalonia, da dove arrivano? Tutto ciò che so è che Cefalonia sarà l'ultimo posto che vedranno. Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere.